Cari amici, un saluto da Zdenko, direttore del Casino Las Vegas e sponsor ufficiale de Machete. Ho già i brividi dei brazzi, signori, per dirvi le cose che vi sto per dire su Casino Las Vegas de Buie. Ritorna l'agenzia de pompe funebri de Nonna Smiliana, che aveva già agenzia con monumenti e lapidi in marmo che si chiamava Nonna Marmi. Ma ancora ricordo il jingle pubblicitario che era Nonna Marmi per morire dentro, ti ricordi? Adesso la Gaverto a nome de Nonno Drago, sta agenzia bellissima che durante il funeral se magna sciopette de porzina col cren che si chiama El Re Bechin. Pensate che brividi dei brazzi! Ma arriviamo a un momento più importante, come si arriva oggi in casino de Las Vegas de Buie. Prendi strade de Buie e guardati la combinazione, arrivi a Buie. Quando sei a Buie vai in pronto soccorso de Buie, che sei dottor de Buie, che tra le robe sei anche parondi e unica agenzia de pompe funebri de Buie. Non so se sei conflitto di interessi, ma sei entrata gente che aveva scagarela e sei venuta fuori per traverso. Che brividi de brazzi. Ti dica parola de ordine, che oggi è tutto ben, sono venuto solo per salutar, che non si sa mai. Se dici male entro domani, spingi radicchio da sotto in su, ma se dici bene lui ti metti su barella, barella entra in ascensore, ascensore va sotto terra e sotto terra se casi in Las Vegas de Buie, insomma in un caso o nell'altro sotto terra te andrete di sicuro. A seguire grande cinema su mega lenzio schermo con la storia di gnomo femmina che taglia organi maschili di tutti gli esseri della terra de mezzo, titolo del film è Lorena Hobbit. Grande fine settimana dedicato al cinema. Cinema sabato su mega lenzio schermo, storia di uomo de Buie che sia antipatico, prepotente, fastidioso e cattivo e sia anche mio fratello. Ma il film ha lieto fine perché lo inviavo, si chiama Il bisbetico domacio. Domenica sempre grande cinema, l'avremo bellissimo documentario che parla de mogli de guerrieri Masai che mentre uomini va a caccia, loro sono bravissime a spolverar tende e a far de magnar. La moglie de Masai si chiama proprio la grande cinema, ancora con storia di donna che va in letto con perfetta igiene orale e la se sveglia di mattina che bruzza tantissimo la bocca. Titolo del film è The Day After. Mamma mia che brividi dei brazzi. Per i misteri dei Buieger invece un'equipe di scienziati sostiene che le lavoratrici over 50 siano molto più produttive rispetto alle pari sesso under 40 perché fanno meno pausa. Ma adesso signori il nostro nuovo concorso che chi fa prima telefonata, chi fa primo squillo signori vinci bellissima settimana che può vedere tutti i nostri film su mega lenzio schermo. Sentiamo telefonata se suona. Pronto? Eccolo, è lui, signore, come si chiama? Jurkic. Bellissimo, signor Jurkic, che bellissimo cognome. Senti, signor Jurkic, tu hai vinto tutta la settimana che può venire quando che vuoi a vedere film su mega lenzio schermo. No, brividi no. Di brazzi, bravo Jurkic. È mio vegno, non vegno. Non è che adesso voi decide quando che mi vegno la de voi. Poi cosa? Cioè, parola d'ordine, robe, oh, oh, non vegno, scrivo un post, su sta roba scrivo un post, perché no? Non sai che Jurkic, quando decide voi, vien, Jurkic, non vien quando decide voi. Occhio, occhio, che già sul post di ieri, ciccio, avevo 6 mi piace, quale opinione pubblica se muovi? Occhio perché Jurkic sei sulla piazza, attenzione. Facile così. E mi scrivo un post.